Carissimi amici di Mythical Snake, eccoci qua in un nuovo video unboxing. Beh, sì, unboxing di cui io conosco i prodotti, però li voglio aprire qua con voi e farvi vedere cosa ho acquistato. Allora, innanzitutto, beh, fare delle compere in negozio fisico mi è mancato questi 3 mesi di quarantena e dopo quei 3 mesi mi sono recato nel primo centro commerciale che ho visto, per esempio qui ad Arese, e ho potuto fare alcune compere di cui dispositivi, accessori che veramente mi servivano. E non solo, poi con questa riapertura ho potuto toccare con mano tutti quei dispositivi che sono stati presentati nei giorni scorsi. Per chi mi segue su Instagram qualche giorno fa sicuramente avrà visto quelle stories di Instagram di tutti i dispositivi come Galaxy Z Flip, iPhone 11, tutta la gamma Huawei. Insomma, tu, se mi seguite, avrete visto sicuramente quelle storie lì. Adesso passiamo a noi. Qui sul banco, come potete vedere, abbiamo una busta Xiaomi e abbiamo un altro prodotto che ho potuto acquistare che mi servirà per qualche video ripresa, ovvero per la mia seconda inquadratura. Piccolissimo accessorio. Allora, ragazzi, quindi direi di non perdere tempo e di iniziare subito dopo la sigla. Allora, rieccoci qua, passiamo subito al banco dove ho tutto quello che ho acquistato. Eccoli qua, però al momento mettiamo un attimino la busta Xiaomi a parte e cominciamo ad aprire questo qua. Allora, è un dispositivo, ve lo faccio vedere anche da quest'altra inquadratura. Allora, inizio un attimino ad aprirlo, ok, e lo tiro fuori l'accessorio che ho acquistato. Attenzione, lo tiro fuori l'accessorio che ho acquistato, non capite male voi i doppi sensi, eh? Allora, cos'è questo accessorio? Questo accessorio è un piccolo treppiede che ho dovuto acquistare per forza perché mi serve magari per le mie seconda inquadratura. Allora, come potete vedere, è un treppiede molto molto facile da utilizzare, testa snodabile che posso muovere come voglio io e che abbiamo il supporto per poter collegare il nostro smartphone che si apre fino a un dispositivo di 6 pollici, sì, e per cui abbiamo anche un adattatore che consente di collegare una action cam. Quindi devo dire che per me sarà molto molto comodo per la seconda inquadratura o da smartphone oppure dalla action cam che tengo qui. Allora, magari vi monterò direttamente l'action cam e vediamo un pochino. Ok, sì, direi che va molto molto bene. Allora, ecco qua. Sì, finalmente posso girare la mia posso utilizzare la mia action cam come seconda inquadratura e poi qui, ripeto, abbiamo il supporto per lo smartphone. Allora, io questo accessorio l'ho acquistato in un negozio fisico della Celli. Eccolo qua, magari vi lascio il link qua in basso in descrizione. Questa è la confezione, questo è l'accessorio con tutti i suoi piccoli accessori di confezione e questo è tutto per quanto riguarda lui. Adesso mettiamolo un attimino a parte, portiamo tutto dietro e passiamo alla busta di Xiaomi. Eccola qui. Allora, ragazzi, io questo accessorio lo stavo cercando da un pochino di tempo. Ho visto un po' di concorrenza sia online sia in altri negozi, però non è che mi convincessero più di tanto. Quando poi non sono andato a Centrarese, mi sono recato direttamente alla Xiaomi, l'ho visto sullo scaffale e ho detto perché non acquistarlo. Allora, io comincio a togliere la busta Xiaomi, eccolo qua, confezione rossa, devo dire che poi tra l'altro bella curata. Ok, e come potete vedere già dalla confezione, sì, vedete 20.000 e ciò vuol dire che all'interno di questa confezione ci sta un power bank. Allora, andiamo subito ad aprirlo e rispettiamo questo unboxing. Allora, eccolo qua. Momento pellicola e voilà. Allora, ragazzi, beh, io già l'ho visto prima, però guardate un po' che spettacolo. Ha un design veramente molto curato. È un po' pesantuccio, questo sì. Allora,
È un po' pesantuccio, questo sì, il peso è molto molto consistente, quindi sì, si sente nelle mani, secondo me anche nello zaino, perché io fondamentalmente ho acquistato questo power bank perché se mi seguite qui sul canale sicuramente avrete visto il video di cui vi parlavo del mio nuovo zaino high tech, dove all'interno porta un collegamento USB, al tempo stesso verso l'esterno un connettore USB che consente di ricaricare i dispositivi nel caso ci fosse un power bank all'interno di questo zaino. E questo qua fa proprio al mio caso. Il logo Redmi sulla parte frontale, poi qui sulla parte, beh, in questo caso destra, abbiamo il pulsante che consente di accendere i LED di stato qui davanti, se li vedete, vedete LED di stato. Poi abbiamo due ingressi USB di tipo A, abbiamo un ingresso micro USB che ne consente la ricarica e l'ingresso USB-C, che questo è veramente una rivoluzione. Allora ragazzi, beh, devo dire che questi due accessori mi torneranno veramente molto molto utili, sia lui per la mia seconda inquadratura o da action cam o da smartphone, e sia lui il power bank che entrerà a far parte del mio zaino e mi servirà da tutti quei casi di batteria scarica che durante la giornata, sì, diciamo che il mio OnePlus 6, per come lo utilizzo rispetto a prima, non arriva nemmeno attorno alle 19, quindi ho bisogno di una batteria di supporto che mi consente di ricaricarlo. Allora, per quanto riguarda questi due accessori, ovvero questo power bank della Xiaomi e questo treppiedi che consente di collegare delle fotocamere compatte, action cam e smartphone, magari vi lascio il link qua in basso in descrizione. Quindi ragazzi, io li ho acquistati in negozio fisico e poi magari vi lascerò, ripeto, il link qua in basso in descrizione. Allora, i prezzi: prezzo quasi 25 euro, 24,90. Questo qua 5,99 euro in negozio fisico, quindi è stato veramente un acquisto che, beh, devo dire e ribadisco, mi servono veramente. Allora, io poso tutto qui sulla scrivania, metto un po' le confezioni a parte e ve le faccio nuovamente rivedere. Quindi power bank 20.000 mAh, treppiedi con i suoi supporti, ed ecco qua. E vi ricordo, link qua in basso in descrizione. Allora ragazzi, io questo video lo termino qui. Ho voluto farvi vedere questi piccoli accessori che ho acquistato in questi giorni. E beh, che dirvi? Allora, se anche voi siete stati in astinenza da compere per quanto riguarda accessori e dispositivi high tech, vi capisco perfettamente. Allora, se avete qualcosa da dirmi, volete chiedermi qualcosa, qua nei commenti potete dirmi e commentare tutto ciò che volete. E ragazzi, qualora questo unboxing vi fosse piaciuto, vi raccomando, lasciate tutti i vostri pollicioni in su che aiutano questo canale e iscrivetevi al canale nel caso non l'aveste fatto ancora. Link, ci sta il pulsantino qua, cliccatelo, molto facile, vi iscrivete. E poi, oltre a questo, vi ricordo di attivare la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividere questi video perché aiutano molto il canale. Poi, per quanto riguarda le stories di Instagram che ho fatto in questi giorni, che ho portato sul mio profilo, sul profilo Mitico Snake, dei dispositivi che ho provato con mano, ve li lascio nelle storie in evidenza. E per tutto ciò, io veramente, ragazzi, finisco qui. È stato un piccolo unboxing, lo volevo condividere con voi e noi ci vediamo sempre qui domenica mattina con un nuovo video. Ciao! Intanto io la prima cosa da fare è che devo ricaricare questo power bank di Xiaomi. Eh sì, lo devo provare per tutta la settimana prima di una recensione. Ragazzi, vi saluto anche da quest'altra inquadratura. Ciao!